Carissimi amici di Teletrio, attraverso questo canale privilegiato di YouTube giunga a tutti voi l'augurio di pace, di gioia e di ogni benedizione da parte del Signore in occasione del Santo Natale. Anche quest'anno colgo l'occasione per indirizzare a voi gli auguri più belli, e lo faccio utilizzando la pagina del Vangelo di Luca, in cui l'Evangelista narra la nascita di Gesù nel tempo. Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno, troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama». Anche se questa immagine viene riprodotta nei nostri presepi, sia nelle famiglie, sia nei luoghi pubblici, nelle nostre parrocchie, tuttavia questa pagina del Vangelo porta in sé alcuni spunti per la vita quotidiana. Contemplare il mistero del Natale non è allora solo un episodio mieloso, dolce, riservato in alcuni giorni dell'anno, ma è un evento che porta ogni giorno con sé una forza vitale. Innanzitutto apprendiamo dalla Santa Famiglia l'obbedienza alle leggi dello Stato, buone o ingiuste che possano essere, noi cristiani che animiamo il mondo siamo tenuti all'obbedienza della legge anche per un dovere morale e di bene comune. Apprendiamo dalla pagina del Vangelo anche l'ostilità, il diniego nell'accogliere una giovane famiglia in difficoltà, e ciò che gli uomini rigettano, gli umili, i poveri, i cosiddetti Anawim, accolgono con gioia. Accolgono l'annuncio della nascita straordinaria, particolare del Signore, questi pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Le opere più belle Dio le ha sempre compiute di notte: la creazione, l'alleanza con Abramo, la notte dell'Esodo, la natività dello stesso Signore. Addirittura il genere sapienziale dice che quando la notte era a metà del suo corso, Dio mandò sulla terra la sua parola. Ed è una parola che reca gioia. Accogliere l'evento del Natale nei propri cuori, nel proprio stile di vita, nelle famiglie, ovunque, significa sperimentare la gioia del Signore, la sua potenza, il suo intervento, la sua consolazione, ma anche sperimentare la pace. Quando il Signore inabita nei nostri cuori, il primo dono che Egli porta è la pace. Pace in terra agli uomini che Egli ama, cantano gli angeli.
Pace a voi, dice il risorto, la sera di Pasqua, non come la dà il mondo, il Signore dà la pace, ma la sua pace è Egli stesso. La pace del mondo è frutto di compromessi umani, a volte anche irrispettosi nei riguardi dei poveri, della classe che soffre. La pace che dà Dio è Lui stesso, è la sua benedizione, la sua presenza, la sua consolazione. E sono questi i sentimenti che esterno nel rendere a ciascuno di voi, nel formulare meglio a ciascuno di voi, gli auguri per questo Santo Natale, per questo imminente Natale. Auguri uniti anche a quelli di salute e di un'accresciuta esperienza di fede, di speranza e di carità.